Il 9 giugno si è chiusa la requisitoria del PM Calecca nel processo Black Monkey, il più grande processo mai celebratosi in Emilia-Romagna per associazione mafiosa, che vede imputati personaggi di un'organizzazione che creava guadagni con il gioco d'azzardo legale e illegale, coinvolgendo anche esponenti dell''ndrangheta. 34 imputati, di cui 8 già condannati e 13 accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Fra i 34 nomi compaiono anche membri della famiglia Femia, a capo a vario titolo dell'universo delle varie società Star Vegas che si sono succedute sul territorio ravennate. E proprio con una delle società del mondo Star Vegas ha avuto un rapporto commerciale la Fentina Nazionale Elettronica, in maniera inconsapevole, secondo la ricostruzione fornita dalla famiglia Terabusi, proprietaria dell'azienda, che non era a conoscenza della reale identità dei proprietari della controparte a causa dei continui cambi di pelle adottati per continuare ad operare sul territorio, nonostante l'azione delle forze dell'ordine e della magistratura. Il caso è stato portato in regione dal consigliere Mirko Bagnari, ex sindaco di Fusignano, consapevole di come ormai il settore, oltre che col problema della ludopatia, 1.300 le persone seguite sul territorio solo l'ultimo anno, debba fare i conti con le mire delle associazioni malavitose. Quasi 23.500 le macchinette installate in regione, a fronte di una spesa annua impartita di 1.350 euro per giocatore. Quali sono i poteri, gli strumenti che un sindaco può avere a disposizione, o comunque un'amministrazione locale, quando nel proprio territorio si trova ad avere a che fare con aziende in odore di mafia? Ma diciamo che in base alla normativa vigente, fino a questo momento gli strumenti non sono mai stati enormi per le amministrazioni locali, che però hanno cercato sempre comunque di fare degli approfondimenti sulle documentazioni ricevute dalle aziende, appunto, che si presentavano per l'avvio delle attività. Hanno sempre cercato di segnalare alla prefettura e ai vari organismi, appunto, di governo e alle forze dell'ordine tutto quello, appunto, che ritenevano dubbio. Direttamente, diciamo che abbastanza recentemente c'è stata l'apertura un po' di qualche possibilità, per quanto riguarda la limitazione degli orari di attività. Infatti è dal 2014 sostanzialmente che c'è stato, anche grazie a una serie di sentenze, insomma, la possibilità per i comuni di poter contare su una maggiore solidità, insomma, dei propri interventi. Questo un po' ha ridotto, se vogliamo, appunto, il raggio, il campo d'azione di queste attività. Sicuramente c'è bisogno però di una serie di strumenti più cogenti, che trovino anche nella normativa regionale, ma anche statale, appunto, un pochino più di forza. Ecco, lei ha portato in regione il caso della Star Vegas, società imputata per mafia, che è entrata in rapporti commerciali con la Faentina Nazionale Elettronica. Secondo la Nazionale Elettronica, la famiglia di Terabusi, sostanzialmente i proprietari Faentini, non sapevano chi fossero Star Vegas e come operassero. Ecco, come può la regione aiutare le aziende in questo settore, o comunque in altri settori che rischiano di avere infiltrazioni mafiose? Allora, l'interrogazione che ho fatto è partita ovviamente dal rapporto col territorio, ma anche appunto dallo scambio di informazioni venuto con un'associazione che sta facendo un lavoro secondo me encomiabile in questi anni, che è il gruppo dello Zuccherificio, che ha una grande attenzione, fa un monitoraggio continuo di tutti i movimenti, appunto, dal punto di vista del gioco d'azzardo, e soprattutto ha grande attenzione a quella che è la cura della legalità, diciamo, nei nostri territori. Quindi, partendo da lì, anche dagli articoli di stampa emersi, ho ritenuto opportuno, appunto, fare un'interrogazione proprio per capire come la Regione possa dare una mano su questo fronte, ripeto, lasciando la libertà a quelli che sono delle attività imprenditoriali, che svolgono la loro attività nel pieno rispetto della legalità, però cercando di fare in modo, appunto, che ci sia un controllo particolare a quelle aziende che hanno, insomma, avuto dei precedenti e dei problemi con la giustizia. Quindi, in questo senso, ho voluto fare un'interrogazione. E l'assessore Merzetti, oltre a spiegare meglio una serie di aspetti, ha ribadito quella che è l'intenzione della Regione Emilia-Romagna di intervenire con il prossimo intervento legislativo, che diventa importante perché si crea un testo unico della legalità che accorpa e semplifica tutto il corpus normativo su questo settore della Regione, cerca appunto di dare una serie di strumenti a disposizione delle comunità e anche creare un raccordo migliore con le forze dell'ordine per prevenire e contrastare certi fenomeni particolari, insomma, legati al gioco d'azzardo, alle attività imprenditoriali che però, ripeto, hanno avuto dei precedenti con la giustizia e devono essere controllate con una certa attenzione.
Ecco, da ex sindaco sull'aspetto della ludopatia, secondo lei si potrebbe fare di più, visto che il governo ha aumentato le licenze? Beh, io credo che ci sia stato posso dire, un grande aumento di attenzione in questi anni. E io citavo anche in aula un dato che fa parte poi del rapporto esaminato dalla Commissione parlamentare antimafia che indicava per la nostra regione 1.300 persone seguite nei servizi, persone dipendenti dal gioco d'azzardo. La cosa che ci si chiede è quante altre persone non sono emerse da questa situazione e andrebbero seguite, quindi io credo che in questo comunque gli enti locali abbiano così, un ruolo di osservatorio privilegiato perché essendo a contatto proprio col territorio, con le persone, con le comunità, c'è la possibilità di conoscere prima di altri quelli che sono dei casi di problematiche, di disperazione che possono essere ricondotti ai servizi ed essere affrontati adeguatamente. Federico Lega, per Faenza Web TV.